Investire in provincia di Frosinone di questi tempi è davvero un'eccezione. C'è la crisi, la gente non trova lavoro, anzi, sempre più spesso lo perde. Eppure c'è chi ancora è deciso a scommettere sul nostro territorio e lo fa non a parole ma con i fatti. È il caso dell'azienda Sangalli, la società lombarda che si occupa tra le altre cose di raccolta e smaltimento di rifiuti e all'avanguardia nel settore dei servizi ambientali. E a Frosinone è stato inaugurato un nuovo stabilimento nel quale sono impiegati quasi 200 dipendenti. Noi che siamo del nord stiamo investendo un po' in questa zona perché vediamo i numeri che ci tornano a nostro favore e a favore anche di tutti i dipendenti che hanno un posto di lavoro sicuro. C'è questa piccola difficoltà, questa crisi generale che i comuni sono un po' in difficoltà a pagare, però noi questa struttura l'abbiamo fatta per il futuro. Siamo venuti a Frosinone a investire perché ci crediamo, se no non saremmo venuti. Il futuro della Sangalli è nella raccolta porta a porta. Siamo arrivati che la raccolta era tal quale, abbiamo già con l'amministrazione pubblica fatte delle zone a raccolta a porta a porta, purtroppo siamo in una percentuale di un 20% a raccolta a porta, che è quello che è il futuro del domani, cioè noi ci crediamo molto perché la raccolta a porta, il vetro è vetro, la carta è carta e il secco è secco, insomma. Per questo è importante la sinergia con i comuni della provincia di Frosinone. La raccolta differenziata è il futuro, dobbiamo ancora lavorare tanto nella nostra provincia perché siamo fermi purtroppo, ahimè, intorno al 14-15%, anche se ci sono alcune eccezioni tipo Rivi, tipo altri comuni che abbiamo intorno al 35-40%. È il futuro sotto tutti i punti di vista. Tra le priorità della mia amministrazione ovviamente ci sarà quello di investire sull'ambiente se si vuole rendere una città fruibile, vivibile, ma soprattutto se si vuole consegnare ai nostri figli una bella città. Quindi cercheremo e investiremo soprattutto per allargare la raccolta differenziata, ma soprattutto il porta a porta.